Dovremmo esserci tutti, buongiorno, iniziamo con qualche minuto di ritardo per far accomodare gli ultimi arrivati. E innanzitutto io mi presento, io sono Giulia Merlo, sono una giornalista di cronaca giudiziaria sul quotidiano Il Dubbio, il quotidiano che ha organizzato l'evento formativo di oggi con la cooperazione del Consiglio Nazionale Forense, che è l'ente editore del Dubbio, l'ente che è ospitato in questo palazzo dove siamo oggi e che, come probabilmente molti di voi sanno, la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura. Il CNF ha deciso di patrocinare questo tipo di eventi che noi organizziamo come giornale per cercare di mettere, diciamo, a sistema con un pubblico maggiore, quindi degli altri soggetti che partecipano nel 2017 della giustizia, quindi anche il giornalismo, che diventa il modo di raccontare la giustizia al cittadino. Metterli, diciamo, a parte di un discorso ampio in tema di giustizia, quindi organizzando dei convegni, dei dibattiti come quello odierno in materia penale, in materia di intercettazioni, con relatori che appartengono alle altre categorie. Alla mia destra c'è l'avvocato Rinaldo Romanelli, avvocato del Foro di Genova e membro dell'Unione Camere Penali, membro della Giunta Nazionale dell'Unione Camere Penali, quindi in rappresentanza dell'avvocatura. Alla mia sinistra invece il consigliere del CSM Francesco Cananzi, che invece rappresenta appunto l'altro contrappeso, quindi la magistratura. Mettere insieme questi relatori davanti a una platea di giornalisti ha l'obiettivo di cercare di mettere appunto in relazione tre, passatemi il termine, poteri che in qualche modo dovrebbero cercare di bilanciarsi in una democrazia per raccontare, per rendere il servizio migliore al cittadino nella compressione e nella produzione di giustizia. Come vi anticipavo, il tema di oggi è quello delle intercettazioni, un tema che è da sempre caldo, soprattutto per noi giornalisti, da due punti di vista: da una parte per ciò che si può pubblicare, quindi la correttezza dal punto di vista deontologico, dal punto di vista professionale della pubblicazione delle intercettazioni, ma dall'altro anche sulla nostra responsabilità nel momento in cui decidiamo di pubblicarle, quindi che cosa è lecito pubblicare, che cosa non è lecito pubblicare e se esista una zona grigia in cui muoversi. Il decreto di ultima emanazione da parte del Ministero della Giustizia è approvato prima della conclusione della legislatura, ha apportato delle modifiche significative nell'utilizzo delle intercettazioni, sia per ciò che riguarda il lavoro dei magistrati, che per quello che riguarda gli avvocati, che per ciò che concerne noi giornalisti. Ecco, quindi noi nella giornata odierna cercheremo innanzitutto di capire il funzionamento di questo decreto e soprattutto consigliere Cananzi dovrà andare via alle 11:30, quindi riserveremo la prima parte di questa mattinata al suo intervento, in cui ci spiegherà uno degli elementi che ha destato maggiore interesse soprattutto per i cronisti di giudiziaria, e cioè le circolari interne ai singoli tribunali in materia di pubblicazione delle intercettazioni, cioè la magistratura, quindi ogni singolo tribunale che in qualche modo si autoregola nella gestione delle intercettazioni e delle famose fughe di notizie che hanno fatto la fortuna di alcuni giornali e hanno anche, come dire, portato a interrogarsi su come le intercettazioni siano o non siano uno strumento a disposizione dei giornalisti, e su questo la magistratura si è interrogata molto. Il dottor Cananzi si è occupato in particolare di questi temi e è stato relatore, mi corregga se sbaglio, della ricognizione del Consiglio Superiore della Magistratura in merito alla pubblicazione di intercettazioni. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. Io sono attualmente al Consiglio Superiore della Magistratura, sono stato GIP al Tribunale di Napoli fino a 3 anni fa e tornerò a fare il GIP. Pertanto non so quanti di voi abbiano esperienza di giudiziaria. Credo che se dovessimo fare, diciamo, una valutazione immediata sull'intervento che il governo in sede di delega ha realizzato, dovremmo dire appunto che si tratta di un intervento che è sicuramente auspicato, ma nel merito presenta secondo me dei profili di complessità in relazione
un'evoluzione giurisprudenziale che inevitabilmente ci sarà e che in questo momento non ci consente di avere grandissime certezze su alcuni punti che proverò a individuare. Come la nostra moderatrice evidenziava all'inizio, noi al Consiglio ci siamo interessati del tema delle intercettazioni. Voi sapete che il Consiglio non ha una competenza ovviamente se non in sede di pareri nei confronti del Parlamento e nei confronti in particolare del Governo. Ce ne siamo interessati perché invece noi ci interessiamo dell'organizzazione degli uffici giudiziari. E abbiamo preso atto del fatto che molti procuratori, a partire dai procuratori delle più importanti procure italiane, quindi Roma, Napoli, Torino e così via, avevano emanato delle circolari interne proprio per cercare di dare degli input tendenti ad ottenere quale tipo di risultato. Cioè il risultato era quello di utilizzare lo strumento delle intercettazioni, ma di averne un uso che fosse sostanzialmente equilibrato, in grado cioè di mettere insieme i due valori che erano in campo, vale a dire per un verso il valore diciamo della necessità dell'attività investigativa, che corrisponde evidentemente a un principio di carattere costituzionale. La Corte Costituzionale nel 1973 aveva chiarito come era necessario evidentemente un sistema che consentisse l'intercettazione, ma come anche fosse necessario un sistema che prevedesse la possibilità di separare dall'ambito, dal monte diciamo dell'attività di intercettazione, quella parte che non fosse rilevante penalmente. Allora il nocciolo sostanzialmente di tutti gli interventi dei quali vi dirò e degli interventi dei procuratori è stato sostanzialmente quello di provare a contemperare questi due beni costituzionali: il bene legato diciamo alla necessità dell'attività di indagine per il controllo di legalità e per altro verso la necessità di tutelare il diritto alla riservatezza, che sempre più nelle carte internazionali e anche nella nostra Costituzione, grazie all'elaborazione giurisprudenziale, ha trovato spazio. L'intercettazione, lo sappiamo tutti, è uno strumento di particolare invasività. E è evidente che gli esiti di un'attività di intercettazione, proprio per l'invasività che hanno, vanno a colpire molto spesso persone che non sono direttamente coinvolte dall'indagine, cioè noi li definiamo appunto terzi coinvolti diciamo dalle intercettazioni, persone che nel corso delle conversazioni intervengono parlando e riferendo dati sensibili. La legislazione del 2003 in tema di privacy prevede specificamente quali sono diciamo, gli oggetti da definirsi come dati sensibili relativi diciamo, alle opinioni politiche, alle opinioni le scelte religiose, gli orientamenti sessuali e così via. E allora i primi interventi che i procuratori della Repubblica hanno compiuto sono stati tesi a individuare dei paletti che il singolo pubblico ministero dovesse in una certa misura rispettare. Qual è il compito che il Consiglio si è attribuito? Il Consiglio non ha un potere direttivo, tantomeno nei confronti diciamo, delle procure della Repubblica che a seguito della riforma Mastella hanno una forte autonomia con una forte diciamo, gerarchizzazione in testa al procuratore della Repubblica, che è responsabile dell'attività della procura. Ma il Consiglio ha sostanzialmente provato a fare sintesi di tutti gli interventi svolti dai singoli procuratori nelle singole procure e provando diciamo, a individuare delle buone prassi che potessero essere ulteriormente rinviate alle procure della Repubblica. E come si è tentato di fare tutto questo? Si è tentato di fare descrivendo sostanzialmente un percorso che in parte è stato poi, perché l'intervento del Consiglio Superiore della Magistratura è del luglio del 2016, che in parte è stato poi recepito dal, diciamo, in sede di decreto legislativo, quindi di esecuzione della delega, da parte del Governo, e vedremo poi rapidamente in che senso. Devo fare una premessa, perché è chiaro che parlando a dei giornalisti, l'altro tema è forse come dire
il diritto di cronaca, che viene sostanzialmente a essere un po' in contumacia rispetto a tutto questo discorso, perché abbiamo messo in gioco il bene, diciamo, della riservatezza, il bene, diciamo, del controllo di legalità e quindi la necessità dell'indagine, e il terzo bene in gioco è sicuramente quello relativo al diritto di cronaca. Noi come Consiglio ovviamente non abbiamo preso in considerazione tutto questo, però c'è sullo sfondo evidentemente sia dell'intervento del Consiglio, ma dopo soprattutto dell'intervento del legislatore con la legge delega e poi del Governo, la necessità, come dire, di offrire alla cronaca ciò che è penalmente rilevante, perché il criterio sostanzialmente che si deve utilizzare per giustificare l'invasività nell'ambito della attività della sfera privata delle persone è evidentemente il fatto che quei dati debbano essere funzionali esclusivamente se sono all'attività, diciamo, del pubblico ministero e poi all'esercizio dell'azione penale e quindi al controllo di legalità. E questo è un filtro che viene sostanzialmente affidato dai procuratori e viene recepito dal Consiglio Superiore, che a sua volta appunto la indica come una buona prassi, al pubblico ministero. Voi sapete come si svolgono le intercettazioni. C'è una richiesta di intercettazione, una intercettazione disposta in via di urgenza dal pubblico ministero, autorizzazione da parte del GIP, esecuzione da parte della polizia giudiziaria, che procede poi materialmente all'ascolto e alla redazione dei brogliacci. Questa attività già nei fatti, seppur non normata, era caratterizzata dal fatto che la polizia giudiziaria in alcune circostanze ascoltava la conversazione della persona sottoposta a intercettazione con il terzo e annotava sul brogliaccio in qualche caso conversazione non rilevante, perché riguardante fatti privati, vicende private. È chiaro che se noi pensiamo a quanto utilizziamo il nostro telefono e alla pluralità, diciamo, di conversazioni che abbiamo, è evidente che in questa pluralità ci potrà essere qualcosa di più interessante e qualcosa di meno interessante. E questa operazione la polizia giudiziaria spontaneamente già provvedeva in alcune occasioni a farle. Che cosa hanno detto i procuratori della Repubblica e che cosa ha di conseguenza affermato il Consiglio Superiore? Ha detto: noi dobbiamo mettere al centro la responsabilità del pubblico ministero, perché siccome si tratta di dati sensibili, tutti i soggetti che hanno a che fare con dati sensibili devono assumersi la responsabilità del trattamento, e la responsabilità del trattamento sta a significare il fatto che si rimette al pubblico ministero il controllo sulla polizia giudiziaria, perché le indagini le deve dirigere il pubblico ministero, perché questa è garanzia, diciamo, di eguaglianza secondo i principi costituzionali, perché la polizia giudiziaria dipende dal pubblico ministero, e quindi il pubblico ministero deve in concreto svolgere un'attività di controllo, di direttiva nei confronti della polizia giudiziaria, individuando una pluralità di casi nei quali si deve chiedere alla polizia giudiziaria di non trascrivere il contenuto della conversazione, perché il tema, e voi lo sapete meglio di me, in concreto qual è? È che se il contenuto della conversazione viene trascritto, quel contenuto con altissima probabilità, se non subito, ma comunque in un momento successivo, sarà, diciamo, utilizzabile, sarà diffondibile, se si può dire così, potrà, diciamo, essere diffuso oltre il canale, diciamo, proprio. E quindi l'idea è quella di andare a porre un primo filtro, che è un filtro, diciamo, alla fonte, ed è sostanzialmente la stessa idea che è stata recepita con la legge delega e poi con il decreto legislativo. E cioè si dice che il pubblico ministero deve avere un'interlocuzione con la polizia giudiziaria, che la polizia giudiziaria non deve procedere alla trascrizione nei brogliacci del contenuto delle intercettazioni quando si tratti di intercettazioni che siano non rilevanti, quindi penalmente non rilevanti, e da un punto di vista strettamente codicistico inutilizzabili, cioè caratterizzate dal fatto di essere assunte in violazione di legge o con altre, per altre ragioni. I casi, come dire, classici che sono stati
evidenziati nelle circolari dei procuratori e che sostanzialmente sono contenute anche nella risoluzione del Consiglio Superiore sono quelli che riguardano le conversazioni fra l'indagato e il suo difensore, che chiaramente sono garantite, il che significa che la polizia giudiziaria non deve procedere alla trascrizione, questo è quello che dicevano i procuratori e che noi abbiamo in una certa misura convalidato, rimettere la valutazione al pubblico ministero che, se ritiene quella conversazione in casi limitati da utilizzarsi, può disporne la trascrizione successivamente. Ma analogamente anche per le intercettazioni che riguardano indirette nei confronti dei parlamentari, che è un altro tema chiaramente di interesse. Anche qui alcune procure hanno dato un'indicazione di non provvedere alla trascrizione delle conversazioni, salva la verifica da parte del pubblico ministero. In sostanza il pubblico ministero si assume la responsabilità sia nella selezione, diciamo, in questo rapporto con la polizia giudiziaria, sia della selezione di ciò che è rilevante penalmente, sia anche dell'esclusione della trascrizione di tutto quello che non è utilizzabile e che non è quindi trascrivibile perché attinge a dati sensibili che devono essere preservati. In sostanza, i dati sensibili possono diventare ostensibili solamente se ciò è necessario per la prosecuzione delle indagini e poi per il controllo di legalità, quindi l'eventuale esercizio dell'azione penale. Tutto questo è chiaro che abbiamo cercato, diciamo, di rappresentarlo anche tenendo in conto quelle che erano le esigenze della difesa, perché nella impostazione, diciamo, che il Consiglio aveva dato a legislazione allora vigente c'era quella di una forte valorizzazione della udienza stralcio. Cioè, voi sapete che in realtà nel nostro codice, nel codice procedura penale, esiste una udienza prevista dal codice, che era la cosiddetta udienza stralcio, quella nella quale davanti al giudice le parti si sarebbero dovute confrontare per selezionare nell'ambito di tutto il materiale di intercettazione quelle che erano le conversazioni non manifestamente irrilevanti e utilizzabili, e sostanzialmente mettere da parte tutte le altre conversazioni, quelle cioè che non avevano queste caratteristiche. Che cosa aveva immaginato, diciamo, il Consiglio come possibilità, come modo di procedere? Noi avevamo immaginato questo per garantire anche il diritto della difesa. Aveva immaginato di chiedere alla polizia giudiziaria di annotare nel brogliaccio, quando c'era per esempio una conversazione con il difensore piuttosto che una conversazione contenente dati sensibili, oltre che i dati estrinseci della conversazione, quindi telefono chiamante, telefono chiamato, generalità qualora si fossero conosciute, anche l'indicazione dei conversanti, anche l'indicazione generica dell'oggetto, e cioè sostanzialmente l'indicazione della conversazione con il difensore, piuttosto che conversazione con un familiare non rilevante, piuttosto che conversazione con un parlamentare non rilevante, oppure diciamo altre annotazioni di questo genere. Questo perché? Perché questo avrebbe consentito sostanzialmente la possibilità a posteriori, anche per i difensori, di poter avere un'immediata leggenda del contenuto delle conversazioni, avendo immediatamente la possibilità di andare a chiedere di ascoltare quella specifica conversazione, verificarne quindi l'eventuale rilevanza nella prospettiva difensiva, chiederne evidentemente la trascrizione completa. Questo era il meccanismo che noi avevamo immaginato. Questo meccanismo è stato solo parzialmente recepito dal legislatore, perché l'oggetto della conversazione non viene più, non deve essere indicato da parte della polizia giudiziaria. Non so se sto andando troppo nel tecnico. Non deve essere indicato da parte della polizia giudiziaria, e quindi oggi, all'esito dell'attività di intercettazione, se la trascrizione non è stata, le conversazioni non trascritte,
il giudice prima e anche il difensore avranno dinanzi esclusivamente un elenco di telefonate con l'indicazione dell'ora, del numero chiamante e del numero chiamato, senza l'indicazione dell'oggetto. Questo chiaramente e oggettivamente rende più complicato il lavoro del difensore, che dovrebbe teoricamente o conoscere il numero della persona che gli interessa e ricercare le telefonate che riguardano specificamente quella persona, oppure dovrebbe andare ad ascoltarsi tutte le telefonate che chiaramente in processi, maxi processi, maxi procedimenti, significa sostanzialmente un compendio di intercettazioni davvero davvero molto significativo. Quindi c'è questo primo motivo di perplessità legato all'attività del difensore, ma un secondo motivo di perplessità che secondo me la giurisprudenza dovrà superare e sgombrare è quello che riguarda l'udienza così come è stata prevista nella modifica al codice procedura penale attuale, che è un'udienza cartolare, a meno che il giudice non ritenga necessario un'udienza in contraddittorio, cerco di essere più chiaro. L'udienza così come era prevista prima prevedeva il fatto che ci si vedesse il giudice, il pubblico ministero e i difensori, si analizzasse il contenuto delle varie intercettazioni, si valutasse, vi fossero le richieste da parte del pubblico ministero e da parte del difensore di inserimento o meno di intercettazioni e all'esito di questo vi fosse la possibilità quindi da parte del giudice di decidere. Oggi tutto questo a seguito della modifica è consentito in via cartolare, cioè non c'è un'udienza nella quale fisicamente devono comparire necessariamente i due soggetti del processo, il pubblico ministero e il difensore, ma il giudice può decidere anche sulla base della richiesta del pubblico ministero e delle valutazioni del difensore. L'udienza stralcio però fino ad oggi non ha funzionato e l'idea appunto che avevamo come consiglio era quella invece di sollecitarne un uso non massivo, perché conoscendo il lavoro del GIP noi sappiamo che è impensabile fare un numero di udienze stralcio tanti quanti sono i procedimenti, ma un uso invece più oculato che fosse limitato diciamo a delle situazioni particolari su richiesta del pubblico ministero con la possibilità di un contraddittorio ampio. Questa cosa invece viene sostanzialmente come dire, istituzionalizzata dall'intervento legislativo attuale e soprattutto ha questo difetto che secondo me al difensore non è data la possibilità di avere un tempo adeguato per fare una verifica approfondita. Oltretutto c'è un'altra diciamo, strana formulazione lì dove si dice che l'udienza stralcio è richiesta solo per il caso nel caso in cui non c'è stata l'ordinanza di custodia cautelare. Cioè si potrebbe arrivare al paradosso per cui quando c'è emissione dell'ordinanza di custodia cautelare la valutazione venga fatta esclusivamente dal GIP che ai sensi dell'articolo 92 delle disposizioni di attuazione, se non vado errato, deve restituire oltre alla doppia copia dell'ordinanza di custodia cautelare al pubblico ministero anche le intercettazioni che non ha ritenuto rilevanti. Però questa scelta che deve fare il GIP è peraltro una scelta come dire, svolta in solitudine. Io credo che si arriverà in una certa misura a dover estendere il meccanismo dell'udienza stralcio che noi pensavamo anche di dover anticipare subito dopo l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare, perché in quel momento il GIP è il GIP dell'ordinanza, ha seguito le intercettazioni, conosce il contenuto di molte delle intercettazioni, può essere colui che effettivamente ha più facilità nell'effettuare la selezione nel contraddittorio delle parti. Però su questo dovremo capire come si svilupperà diciamo, anche il dibattito giurisprudenziale. Il meccanismo quindi è complesso e ha ovviamente anche delle ricadute sull'attività diciamo, dei giornalisti,
perché da un punto di vista diciamo della vostra attività l'unico elemento di forte novità è il fatto che sia possibile la pubblicazione integrale dell'ordinanza di custodia cautelare, cosa che fino adesso non era possibile e che evidentemente consente diciamo, l'esercizio del diritto di cronaca rispetto a questo atto. È anche vero però che il legislatore dà un input che il Consiglio ha anche condiviso al o meglio, in parte può ritenersi condivisibile, nel senso che dice al giudice delle indagini preliminari che emette l'ordinanza di essere essenziale nel riportare le intercettazioni. Sto un po' semplificando per... e quindi di fare una sorta, diciamo, di verifica complessiva di quelle che sono le intercettazioni assolutamente necessarie. Certo, in questo modo, questo secondo me è un approccio giusto, perché... il contenuto di alcune ordinanze di custodia cautelare non sempre risponde a un'effettiva esigenza motivazionale e occorre quindi probabilmente graduare anche l'uso delle intercettazioni che peraltro, per come la vedo io, devono essere sempre valutate e commentate da parte del giudice delle indagini preliminari. Però è chiaro che questo limita ulteriormente il contenuto del quale diciamo, un giornalista può avere la disponibilità. Il materiale che è stato selezionato a seguito dell'udienza stralcio è invece un materiale che può essere pubblicato prima, non so se l'avvocato, diciamo, è d'accordo, poi casomai, diciamo, perché su questo punto le norme non sono chiarissime, quindi che potrebbe essere secondo me pubblicato prima della fine delle indagini preliminari, prima dell'udienza preliminare, non però integralmente ma solo rispetto al contenuto, cioè udienza stralcio, selezione delle intercettazioni rilevanti e utilizzabili, contenuto delle intercettazioni pubblicabili ma non pubblicazione integrale. Cioè una cosa è la pubblicazione dell'intercettazione nella sua integralità, altra cosa è la pubblicazione del contenuto dell'intercettazione, che viene quindi a essere come dire, elaborato da parte del giornalista, perché voi sapete che c'è questa distinzione fra la pubblicazione integrale dell'atto, per esempio l'ordinanza di custodia cautelare attualmente sarà evidentemente integralmente pubblicabile. Certo, se l'ordinanza è molto corposa starà poi a voi fare una selezione di quello che interessa, probabilmente potrà essere pubblicata su internet, cosa che peraltro in alcune occasioni già si era vista, e quindi voglio dire, da questo punto di vista c'è un'apertura maggiore nei confronti del diritto di cronaca, anche se io mi rendo conto che la vera difficoltà che un giornalista può avere è quella di sapere dell'esistenza di intercettazioni che, pur non avendo una loro rilevanza penale, possono avere però un rilievo pubblico. Lo so benissimo. Però lì il problema questo è un tema, diciamo, sul quale probabilmente bisogna chiarirsi. Il tema è che lo strumento delle intercettazioni e l'invasività, diciamo, delle intercettazioni è esclusivamente funzionale all'attività, diciamo, di indagine, al controllo di legalità, all'esercizio dell'azione penale. Quindi tutto quello che non ha un'immediata attinenza a tutto questo non deve trovare spazio e non può essere, diciamo, reso pubblico. Questa è la filosofia complessiva, diciamo, dell'intervento. Devo dire, in un articolo recentemente ho letto di un intervento che Ezio Mauro fece alcuni anni fa, credo alla fine degli anni 80, a un convegno, nel quale sostanzialmente auspicava che ci fosse da parte, diciamo, dell'autorità giudiziaria la capacità di fare una selezione effettiva fra materiale rilevante e materiale non rilevante, e in una certa misura auspicava quello che sostanzialmente, almeno in parte, sembra essersi realizzato oggi. Io credo che ci sia diciamo, come dire, una grande responsabilità da parte di tutti i soggetti che hanno a che fare con questo tipo di dati, perché, lo diceva prima la nostra moderatrice, c'è un tema di responsabilità etica.
che sta al fondo, diciamo, dell'utilizzo di questi dati. C'è una responsabilità dei magistrati che nel proprio codice etico hanno delle norme che specificamente fanno riferimento alla tutela dei dati. Un attimo che le trovo così. Alla tutela dei dati nei propri provvedimenti. Ecco qui. Perché nell'articolo 12 del codice etico dell'Associazione dei Magistrati si legge che nella motivazione dei provvedimenti il giudice evita di pronunciarsi su fatti o persone estranee all'oggetto della causa quando non siano indispensabili ai fini della decisione, e il pubblico ministero, oltre a dover acquisire gli elementi di prova a favore dell'indagato, deve evitare di esprimere valutazioni sulle persone delle parti, dei testimoni e dei terzi che non siano conferenti rispetto alla decisione del giudice. E l'articolo 13 del codice deontologico forense invece prevede che l'avvocato è tenuto nell'interesse del cliente e della parte assistita alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualunque modo apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, e comunque per ragioni professionali. A questo non posso non aggiungere l'articolo 8 del vostro codice deontologico, che dice che il giornalista, molto interessante, l'ho visto ora, per cui mi consentirete, diciamo, no, è molto interessante sotto vari punti di vista, anche oltre questo tema delle intercettazioni, perché il giornalista rispetta sempre il diritto alla presunzione di non colpevolezza. E in caso di assoluzione o proscioglimento ne dà notizia sempre con appropriato rilievo e aggiorna quanto pubblicato precedentemente. Questo per esempio per i giudici sarebbe molto importante, perché non solo per i giudici ovviamente, perché è chiaro che la notizia ha una sua efficacia nel momento dell'inizio dell'indagine, nel momento dell'arresto, però tranne casi eccezionali l'attenzione della stampa rispetto alla conclusione del processo in primo grado è sicuramente molto molto meno significativa ed è scemata rispetto a quello che accade all'inizio. Poi osserva la cautela nel diffondere nomi e immagini di persone incriminate per reati minori o condannate a pene lievissime, salvo casi di particolare rilevanza sociale, evita nel riportare il contenuto di qualsiasi atto processuale o di indagine di citare persone il cui ruolo non sia essenziale per la comprensione dei fatti. Cioè, da questo punto di vista, in realtà c'è una linea che potrebbe essere e che forse doveva essere, ma lo dico prima facendo autocritica rispetto alla mia categoria, doveva essere una linea da percorrere per evitare, diciamo, interventi che il legislatore interviene quando diciamo, l'etica non funziona. E lo dico prima, diciamo, parlando dei pubblici ministeri e dei giudici ovviamente, ma questo è un tema che però riguarda gli avvocati e ovviamente anche i giornalisti, perché poi le norme, come avete visto, queste norme deontologiche non sono poi tanto diverse fra di loro. Insomma, secondo me alcune cose si potevano evitare, però io devo dirvi d'altra parte che credo che questo sia un intervento che complessivamente possa avere una sua, ha un suo valore. Perché? Perché garantisce su un punto che era quello che come Consiglio avevamo anche evidenziato nel parere alla legge delega, cioè quello che la tutela della privacy e della riservatezza, diciamo, dei dati delle persone coinvolte, siano indagati, siano terzi, è una tutela che non poteva essere garantita con la riduzione dello spazio delle intercettazioni, cioè con la riduzione dei reati per cui era possibile procedere a intercettazione, o anche perché in Italia, oltre alle associazioni criminali, anche i fatti corruttivi e, diciamo, i reati contro la pubblica amministrazione si scoprono solo con le intercettazioni. E quindi, voglio dire, lo strumento delle intercettazioni risulta assolutamente decisivo per un effettivo controllo di legalità. Mi rendo conto e concludo che ci sono chiaramente beni diversi in gioco,
Credo che da questo punto di vista noi l'abbiamo chiesto ai nostri colleghi chiedendo loro una sobrietà nella redazione dei provvedimenti. Sobrietà significa anche la capacità di omissare, lo so che qui sto dicendo una cosa che per voi può essere molto controproducente, nomi di persone che non hanno rilievo ai fini, diciamo, dell'indagine e che verrebbero, io personalmente l'ho fatto in un'occasione, in un'ordinanza che ormai è pubblica, quindi non ho difficoltà a dirlo, di una... per la quale era contestato il reato di associazione sovversiva, era un'organizzazione neonazista, si parlava, diciamo, chiaramente di persone nei cui confronti si volevano perpetrare, si diceva di voler perpetrare degli atti violenti, delle violenze sessuali nei confronti di quell'ebrea e così via. Io ritenni, diciamo, di omissare i riferimenti alle persone per la tutela, diciamo, di queste persone. È chiaro che si tratta di ridurre un ambito di conoscenza, ma probabilmente per salvare il sistema nella sua interezza e i beni costituzionali in gioco che vanno bilanciati, occorre procedere in questa direzione. Grazie al consigliere Cananzi. Io farei brevissimamente un'ultima domanda e poi, siccome il consigliere poi deve lasciarci, se c'è qualche domanda dalla platea volevo tenere gli ultimi 10 minuti di sua disponibilità, certo, per rispondere nel caso a delle domande. Ecco, io le chiederei brevemente di analizzare, visto che si è parlato e lei ha concluso l'intervento parlando di responsabilità, e una delle parti del decreto legislativo che forse è una novità dal punto di vista organizzativo anche per il magistrato è la formazione del così chiamato archivio riservato, un archivio riservato che lascia qualche spazio di non totale comprensione, almeno per il profano che legge il decreto legislativo, in merito alla catena di responsabilità, cioè questo archivio riservato che viene creato e che conterrà tutte le intercettazioni. Qualora l'intercettazione in un modo o nell'altro, quale che sia, viene pubblicata, quindi esce da questo archivio riservato, esiste una responsabilità in capo al titolare dell'ufficio? E soprattutto lei prima parlava delle circolari di molti presidenti dei tribunali, dei procuratori. E, in questo senso si può dire che si è formata una consapevolezza rispetto a ciò di cui lei bene ha parlato, e cioè del fatto che la pubblicazione di intercettazioni va a ledere anche soggetti terzi, quindi c'è una sorta di autoregolamentazione interna per tutelare. E poi, appunto, se qualcuno vuole, non so, alzare la mano per fare qualche domanda, penso che, insomma, sì, il consigliere sia ben contento di rispondere. Grazie. Vediamo se ci sono altre domande. Sì, rispondo. Vogliamo. Ecco, signor, se vuole venire, così la registriamo anche per la diretta streaming. Sono due domande rapidissime. So che poi lei non è in grado di rispondere, ovviamente, se non per le sue competenze. Una cosa la cito rapidamente perché non abbiamo parlato né di diritto di cronaca, lei ha accennato, ma qui non c'è soltanto il gioco di diritto di cronaca, il diritto dell'opinione pubblica di sapere delle cose che non sono penalmente rilevanti, ma sono rilevanti da un altro punto di vista. Io ho il diritto di sapere che un imprenditore il giorno del terremoto sghignazza al telefono godendo già del fatto che potrà investire tanti soldi e quindi guadagnarne perché c'è stato un terremoto. Allora questo io voglio saperlo, perché quell'imprenditore, che peraltro è stato pure richiamato in attività, non vorrei vederlo invece tra gli imprenditori chiamati pubblicamente con garo o per chiamata diretta. E questo è un punto. L'altro punto è qual è la tutela che abbiamo rispetto al fatto che in qualche modo ciò che è rilevante, ciò che non è rilevante, però su questo veramente mi addentro in un campo non che non mi è... Lo decide chi sta facendo l'intercettazione? Cioè, capisce? Cioè, voglio capire se c'è qualcuno che ha in qualche modo il diritto di rivedere, perché sennò chi fa materialmente l'intercettazione può decisamente lui decidere cosa è importante e cosa no. Questo non mi è chiaro, ecco. Basta, grazie. Io sono Silvia Garroni, comunque, di Repubblica TV. Grazie. C'è caso qualche altra domanda oppure facciamo rispondere così? Penso che... Allora, io dico, vi dico subito che cosa farei a proposito del diritto di cronaca che secondo me il legislatore non ha fatto, perché indubbiamente
rispetto alla possibilità di pubblicare l'ordinanza di custodia cautelare è un passo in avanti, che però è molto ovviamente mediato dalla scelta che fa il pubblico ministero prima e poi il giudice, che è chiamato poi anche all'essenzialità. Quindi voi nell'ordinanza potreste trovare solamente, diciamo, una piccola parte delle intercettazioni. Però io mi chiedo se non sia giusto proprio fare una riflessione su quello che succede dopo, perché per esempio l'ordinanza del Tribunale del Riesame, che è l'ordinanza che verifica il contenuto, diciamo, la correttezza dell'ordinanza di custodia cautelare, allo Stato sembrerebbe non pubblicabile. E quindi da questo punto di vista secondo me c'è un problema, come dire, di coerenza. Io non avrei particolari difficoltà a ritenere per esempio che un giornalista dopo il riesame possa accedere agli atti per poter avere, diciamo, a disposizione un compendio più ampio. E vengo però alle domande che mi sono state poste. Certo, c'è una responsabilità del procuratore, però lì il vero problema è avere, diciamo, gli strumenti. C'è un grande lavoro che è stato fatto su richiesta del garante della privacy nel corso di questi anni, alle quali la quasi totalità delle procure si è adeguato per garantire un sistema che consenta, diciamo, una tutela dei dati riservati, sia da un punto di vista informatico sia da un punto di vista proprio fisico, con l'individuazione di luoghi che possono essere, diciamo, garantiti. Adesso però bisogna implementare queste strutture creando degli archivi, un archivio, appunto questo cosiddetto archivio segreto, che contenga questi atti con la possibilità di un accesso controllato, registrato, che evidentemente deve consentire le garanzie. L'altra domanda: chi decide della rilevanza? La filiera è questa: la prima valutazione la fa la polizia giudiziaria, che però è diretta dal pubblico ministero, quindi l'interlocuzione continua deve esserci fra pubblico ministero e polizia giudiziaria, ma poi anche le scelte del pubblico ministero possono essere valutate dal giudice su richiesta della difesa. Quindi l'insieme, diciamo, di tutta questa filiera consente un controllo. Il problema è fare in modo che soprattutto la difesa abbia la possibilità di fare questo tipo di controllo. Altro punto, le intercettazioni dell'Aquila, per intenderci. Io ribadisco, lo strumento delle intercettazioni è uno strumento di tale invasività che richiede dei limiti che o ci diamo autonomamente. Ezio Mauro in questo intervento che fece faceva riferimento al fatto che della difficoltà di non pubblicare certe informazioni acquisite tramite intercettazioni, perché poi sugli altri giornali ci sarebbero state. Nel senso che anche volendo autolimitarsi c'è comunque poi un problema, come dire, fra virgolette, di mercato. Su questo secondo me come categoria voi dovete fare una riflessione. Ma detto questo, io faccio un altro passo in avanti, perché la rilevanza non necessariamente deve essere legata al fatto che in quella conversazione si parla di un fatto specifico, di un reato specifico, ma può anche essere una valutazione, fra virgolette, di contesto. Le valutazioni di contesto sono quelle che sostanzialmente aiutano a ricostruire un contesto e danno quindi una chiave di lettura per la commissione di alcuni reati, pensiamo a quelli associativi, ma anche quelli contro la pubblica amministrazione, il rapporto che c'è fra il corrotto e il corruttore, dove sostanzialmente anche mezza parola può avere un significato. Dico questo perché sicuramente il tema della rilevanza e la selezione delle conversazioni rilevanti è un tema delicato, però io credo che adesso non so nel caso specifico dell'Aquila, però alcune conversazioni che possono essere di contesto possono comunque trovare ancora spazio e possono essere evidentemente poi successivamente conosciute. Certo, cambia molto la prospettiva.
questo è indubbio, ma cambia la prospettiva perché le intercettazioni sono uno strumento per l'attività giudiziaria e non per il controllo da parte dell'opinione pubblica, che è una cosa sacrosanta e che probabilmente deve essere svolta in una maniera diversa.